Presento l'ordine del giorno 25.658, che tratta il tema della rigenerazione territoriale dei bacini idrografici. È un tema che presentiamo costantemente ogni volta che ne abbiamo l'occasione, perché crediamo che sia materia sulla quale continuare a portare il nostro contributo, perché sappiamo bene cos'è stato del nostro territorio lombardo negli ultimi decenni. È stato un territorio purtroppo investito da enormi fenomeni di crescita della parte urbanizzata che hanno determinato una conseguenza di una impermeabilizzazione di notevole quantità di tutti gli spazi aperti e soprattutto del suolo agricolo. Ci sono dei dati che supportano quanto noi raccontiamo. Il centro ricerca sui consumi di suolo, ha evidenziato che in Lombardia dal 1999 al 2007 sono stati urbanizzati circa 34.000 ettari di suolo, mentre si sono persi in maniera definitiva 43.000 ettari di superficie agricola. In meno di 10 anni le aree antropizzate sono passate dal 12,6% al 14%, con un tasso di incremento dell'urbanizzato dell'11,3% e una variazione delle superfici agricole del meno 3,4%. Questa situazione ha avuto ovviamente conseguenze importanti e ricordiamo, o forse non è neanche il caso di ricordare perché sappiamo tutti cosa è successo nel 2014 quando le famose bombe d'acqua hanno creato pesanti disagi alla città di Milano, alla città metropolitana e anche ad altre province toccate da queste esondazioni dei nostri corsi d'acqua. Non solo, questa urbanizzazione, questa impermeabilizzazione dei suoli hanno avuto un impatto negativo perché hanno una serie di cause secondarie, cioè l'aumento della portata al colmo e del volume di deflusso superficiale, la diminuzione dei tempi di corrivazione, l'aumento della frequenza e dell'estensione degli allagamenti, la minore infiltrazione nei suoli e la riduzione della falda, la riduzione della portata di magra nei corsi d'acqua superficiali, la riduzione della evapotraspirazione e il maggiore inquinamento delle acque sia superficiali che sotterranee. Questa situazione si è poi aggravata anche dalla scarsa manutenzione del reticolo idrico e su questo abbiamo insistito anche in più occasioni per chiedere appunto l'intervento in ambito proprio sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. Se, come dicevo prima, è evidente che negli ultimi anni le precipitazioni, soprattutto a causa del mutamento globale del clima, ha determinato una crescita per frequenza e per virulenza delle concentrazioni, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, allora è evidente che non si può non fare degli interventi strutturali di investimento proprio su questo argomento e quindi non c'è periodo migliore di questo per poter ragionare su degli investimenti in questo ambito. Allora, con questo ordine del giorno cosa chiediamo? Chiediamo che Regione Lombardia investa delle risorse pubbliche per sostenere la deimpermeabilizzazione delle superfici già urbanizzate, perché alcune di queste possono essere recuperate, quindi restituite all'essere permeabili, sia quelle già urbanizzate e o già quelle edificate, in modo da ottenere degli interventi di rimozione degli strati che rendono impermeabile il suolo. Per favorire poi il recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate, stabilendo che l'utilizzo di eventuali meccanismi che favorenti questa logica debbano essere vincolati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecologiche degli edifici e delle superfici pertinenziali interne agli ambiti di intervento. Poi cosa chiediamo? Chiediamo anche di incentivare la diffusione dell'invarianza idraulica, concetto questo davvero fondamentale, in modo da applicare tutti gli interventi di nuova urbanizzazione e di recupero dell'esistente.
E infine chiediamo di incentivare l'utilizzo di tecniche di infiltrazione e laminazione diffusa. Si pensi alle pavimentazioni filtranti, alle aree verdi, alle cunette filtranti, alla raccolta e al riuso locale delle acque piovane e agli interventi di imboschimento e di consolidamento degli argini lungo i nostri corsi d'acqua. Grazie.